Donne, cultura, tradizione, sport, il titolo del convegno inserito nel cartellone della 38esima estate internazionale del folklore del Parco del Pollino, organizzato dalla Presidente Commissione regionale Pari Opportunità Anna De Gaio e patrocinato dalla stessa Commissione. La donna protagonista all'interno dello sport, perché un tempo non era così, anzi diventava quasi una sorta di suppellettile per quanto riguarda le attività sportive agonistiche che c'erano soprattutto durante il periodo della Magna Grecia. Oggi vediamo invece che la donna piano piano è riuscita a conquistare la sua posizione, quella vera, quella di essere veramente protagonista di un mondo che le appartiene, perché poi lo sport ha bisogno non soltanto degli uomini, ma ha bisogno anche delle donne. Il medagliere olimpico dimostra comunque che quello che dice lei è proprio vero, visto che il medagliere al femminile era molto, molto più ricco di quello al maschile. Ma non soltanto nell'ultima edizione, ma anche in quella precedente di Tokyo. Questo vuol dire che le donne probabilmente lavorano meglio, sono più tenaci, forse le vessazioni subite negli anni, nel tempo, le hanno portate al punto di essere veramente le protagoniste della nostra attività sportiva. La multiculturalità che c'è insomma, da qualche anno a questa parte anche in Italia è al passo coi tempi, insomma, l'inclusione si vede anche da queste cose. Ma io probabilmente, perché sono di fede cattolica e credo che non esistono stranieri in patria, ma esistono soltanto delle persone che nascono in Italia, che hanno diritto alla nostra cittadinanza e che sono cittadini italiani. L'italiano non si distingue per la razza, nemmeno per la religione, si distingue soltanto per il fatto di essere più o meno bravo e quindi essere protagonista all'interno di una struttura governativa o non governativa. La cosa più importante è che tutta questa gente, che fa parte di un'intera comunità che si chiama Italia, porti non soltanto il tricolore nel petto, ma anche quella maglia azzurra che poi deve diventare qualcosa di importante, di serio, e magari portandoci delle medaglie durante le competizioni sportive. Oltre al presidente del CONI Calabria, all'incontro presente l'antropologa e giornalista Genevieve Macaping, il direttore del festival Antonio Notaro e il sindaco di Castrovillari Domenico Lopolito. Io penso che il tema fondamentale del convegno di oggi ben si sposa con quello che è anche il panorama nel nostro territorio. Se si guarda in sala ci sono vari esponenti delle diverse discipline sportive e sono in prevalenza donne. Questo che cosa vuol dire? Che non solo c'è stata un'evoluzione rispetto al passato, ma che è venuto meno anche quella distinzione, se vogliamo, della bellezza del gesto atletico che un tempo era appannaggio degli uomini. Ecco perché ben vengano questi momenti di crescita culturale della nostra città all'interno di un contesto come quello del Festival Internazionale del Folklore. Le conclusioni sono state affidate al presidente della prima commissione regionale Pari Opportunità, Luciana De Francesco. Ho partecipato stasera fra l'altro a un'interessante tavola rotonda incentrata proprio sulle donne, sulle tradizioni, sulla cultura e sullo sport. Abbiamo approfondito questo argomento e l'impegno in qualità di consigliere regionale è proprio quello di promuovere e sostenere tutte quelle iniziative e quelle politiche che valorizzano il patrimonio culturale popolare da trasmettere alle nuove generazioni, identitario degli usi, dei costumi, delle tradizioni e del folklore, perché migliorano il nostro futuro, proprio perché credo che non ci può essere futuro senza tradizioni e senza folklore.